Senta, dottor Ciucci, lei da Sì. presidente dell'ANAS Sì. ha firmato una liquidazione da 1.800.000 euro Sì. al suo direttore generale, No, terminato l'incarico, è una solo che il suo ricostruzione. direttore generale era sempre lei, Guardi, non è questa vero? è una No, ma da un punto di vista legale che sappiamo che si poteva fare, ma era anche opportuno? No, io le dico qual è il. Allora, come direttore generale e come dirigente di ANAS, io ho un contratto stipulato nel 2006, stipulato in contraddittorio con il mio azionista ministero, questo contratto, che non è mai cambiato, quindi non c'è stato nessun aumento di compenso in tutti questi anni, prevedeva al momento della risoluzione due annualità di incentivo, due annualità. Rizzo sa bene che dirigenti comparabili, posizioni di vertice comparabili, hanno avuto 4, 5 e più annualità, moltiplicato per un'annualità che è molto più alta della mia. Allora non c'è stato nessun giochetto, questo lasciamolo fare a Crozza, i giochini di questo tipo, non c'è stato nessun licenziamento del presidente che si dissocia in licenza. C'è stata semplicemente la chiusura di un contratto di lavoro che prevedeva al momento della risoluzione del contratto la liquidazione di due annualità, insieme con il TFR che fa la cifra che le dice. Non c'è stato nessun altro compenso, ANAS è una delle sole sei società delle partecipazioni statali che ha visto ridotti i compensi del Presidente. Sei società su tutte le società delle partecipazioni statali.